Signore autorità, ringrazio innanzitutto per l'invito rivolto al sindaco Arimando e di cui porto i saluti. Il convegno odierno è un convegno che tratta un tema di indubbio rilievo che riguarda non soltanto l'Africa, ma a nostro avviso anche l'Italia, che quasi entrambi si affacciano sul Mediterraneo, che è stato in epoche storiche teatro di antiche alleanze, di battaglie e di importanti eventi storici. Noi riteniamo che il Mediterraneo non è soltanto un mare che separa l'Europa dall'Africa, ma è un mare che ha riunito intorno a sé popoli, culture, civiltà antiche e civiltà moderne, deserto e città. È stato proprio il mare che ha formato civiltà, storie di popoli, di culture che hanno segnato la storia dell'intera umanità e che hanno gettato le fondamenta dell'Europa e dell'Africa. Oggi, più di ieri, l'Italia, che per la sua posizione geografica si trova in prima linea nei rapporti di collaborazione con i paesi del Mediterraneo, è chiamata a svolgere un ruolo decisivo verso lo sviluppo, la democrazia e la pace. Il concetto di responsabilità condivisa della pace, della sicurezza, dello sviluppo nasce proprio dall'incremento della cooperazione culturale, economica e sociale tra i paesi, con particolare riguardo proprio a quelle aree geografiche in cui si presentano delle criticità. L'Africa è sicuramente un'area che presenta delle criticità, ma è anche un luogo meraviglioso, ricco di bellezze naturali, di patrimoni culturali e storici che abbiamo tutti il dovere di preservare, anche in ragione dell'aumento dei flussi migratori tra l'Europa e l'Africa. L'apporto dovrà considerare anche la salvaguardia della vitalità culturale dell'Africa, senza tralasciare le implicazioni politiche e sociali che spesso aiutano a comprendere meglio l'evoluzione culturale e sociale dei paesi africani. Diventa in questo caso importante collaborare per implementare e promuovere programmi di studi, di ricerche, tesi proprio alla collaborazione culturale e scientifica, realizzazione di progetti di cooperazione, di consulenza e di assistenza, con particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dell'Africa. Io oggi sono qui in rappresentanza e su delega del sindaco Arimando, che ha dato particolare rilievo all'Africa, si è particolarmente mostrato sensibile ai problemi dell'Africa, anche di recente è stato affrontato proprio in Campidoglio un convegno tenutosi nel mese di ottobre che aveva proprio come oggetto principale il continente africano. Quindi credo che la collaborazione tra tutte le istituzioni, l'Università, la Sapienza, il Comune di Roma, e grazie al nostro consigliere aggiunto, già è in atto una profonda collaborazione proprio tendente proprio ad approfondire sia i temi culturali, il tema dell'integrazione, ma anche la valorizzazione di un patrimonio che necessariamente deve essere accentuato e fortificato. Ora credo che ci siano tutti i presupposti e credo che questo convegno possa, con l'apporto degli illustri relatori oggi presenti, possa fare molto per contribuire allo sviluppo necessario del continente africano e dall'altro alla conservazione del patrimonio culturale che ne costituisce l'identità e la memoria storica. Quindi questo è quello che noi riteniamo fondamentale in un convegno di questo genere. La mia presenza qui in sostituzione del sindaco Arimando dimostra che il Comune di Roma è parte integrante in questo progetto, a fianco al nostro consigliere aggiunto che si è speso per questa iniziativa. Vi ringrazio per l'invito, considerateci al vostro fianco in tutte le iniziative culturali e di qualunque natura possano contribuire a quanto detto per valorizzare ancora di più quella che è la cultura, l'identità del mondo e del popolo africano.
Grazie.